Amici del software libero open source, benvenuti e bentornati in questa 112esima puntata del podcast di Marcus Box. Rieccoci qui con questa nuova puntata del podcast di Marcus Box. E mea culpa, anche questa volta ho fatto passare praticamente 2 settimane dall'ultimo episodio del podcast, ma come ben saprete, questo è collegato al fatto che ci sono poche notizie al mondo del software libero open source e, come avete avuto modo di vedere, anche sul blog si è ridotta la pubblicazione di articoli e di conseguenza il podcast ne risente. Devo cercare di trovare una soluzione per dare nuova linfa al podcast commentando anche altri tipi di notizie. Perché mi sa, se aspetto in questi mesi di calma piatta con notizie al mondo del software libero open source, se aspetto appunto notizie fresche, il podcast subirà sempre nuovi ritardi. Iniziamo questa puntata con una notizia che ha fatto ben sperare tutti quanti fan del software libero open source. Lo stato nord tedesco dello Schwanzenhofstein, lo trovate su Marcus Box. Aspetta che magari metto un cosino per fare la pronuncia. Vedete come lo pronuncio bene. Schleswig-Holstein. Avete capito come si chiama lo stato tedesco? Allora, lo stato tedesco dello Schleswig-Holstein prevede di passare al software open source incluso LibreOffice nella sua amministrazione e nelle scuole. E nel fare ciò lo stato vuole ridurre la sua dipendenza dal software proprietario e alla fine della fiera abbandonare del tutto la dipendenza dal software proprietario. Entro la fine del 2026 Microsoft Office deve essere sostituito da LibreOffice su tutti i 25.000 computer usati dai funzionari e impiegati pubblici, compresi gli insegnanti. E il sistema operativo Windows sarà sostituito da un sistema operativo GNU Linux. I passi successivi per questo sono specificati nella pianificazione del Parlamento dello Schleswig-Holstein, come ha spiegato il ministro del digitale Jean-Philippe Albrecht, questo spero di averlo pronunciato correttamente, che ha rilasciato un'intervista a riguardo qualche giorno fa. Che dire, è una bellissima notizia, speriamo che questa migrazione sia fatta a regola d'arte, speriamo che non ci siano ripensamenti come già successo in altre occasioni, anche proprio in Germania con la situazione di Monaco e quant'altro, e speriamo che appunto speriamo che duri. Voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere con un commento sul blog. Qualche settimana fa Linus, il famoso youtuber del canale Linus Tech Tips, ha pubblicato un video nel quale documentava la sua tragicomica esperienza con l'installazione di Steam su Pop!OS. Che cosa è successo? Linus durante l'installazione di Steam su Pop!OS si è imbattuto in un bug dovuto a un pacchetto malformato di Steam presente nei repository della distro. E forse complice anche la sua inesperienza, non si è accorto del messaggio di errore che gli era stato palesato da riga di comando, che avvisava che l'installazione del suddetto pacchetto, se confermata, avrebbe rimosso dei pacchetti essenziali nel sistema. Quindi APT l'aveva avvisato, vedi che stai per fare una stronzata, lui ha proseguito. Vabbè, la colpa in questo caso è sia di Linus, ma è anche di System76, perché avrebbe dovuto verificare il pacchetto prima di proporlo sulla distro, considerando il fatto che è una distribuzione orientata agli utenti non smanettoni, tra virgolette. Stando comunque a Jeremy Soler, l'ingegnere di System76, il problema si è verificato perché per qualche ragione una versione i/6 di un pacchetto non è stata mai pubblicata su Launchpad, e essendo Steam un pacchetto i386, quando ha provato a installarlo ha dovuto effettuare il downgrade di quel pacchetto alla versione di Ubuntu per risolvere le dipendenze, e questo ha causato la rimozione dei pacchetti di Pop!OS, quindi una catena di dipendenze che se ne sono andate. Fortunatamente però questa tragicomica esperienza disastrosa di Linus ha portato anche delle cose buone, perché c'è stato tanto clamore mediatico, ci sono state tante discussioni, e che cosa hanno fatto? Al fine di prevenire il ripetersi di simili comportamenti in futuro, System76 ha provveduto a patchare APT per impedire agli utenti di far comparire quel messaggio che
ha visto Linus Tech, di Linus Tech Tips, che gli diceva di inserire yes, do as I say, per proseguire con l'operazione di distruzione del sistema. Quindi apt non tenterà più di risolvere i conflitti rimuovendo pacchetti essenziali, dunque in caso di problemi di dipendenze sarà necessario agire manualmente. La buonissima notizia è che questa correzione, questa patch di apt proposta da System76 è stata fatta, è stata approdata, è arrivata mainstream, e il team di apt ha rilasciato una correzione ufficiale che è disponibile a partire da apt 2.3.12, che va a risolvere questo problema e che impedirà in futuro a utenti meno smanettoni di combinare disastri con i propri siti, con la propria distribuzione. Divertente anche il fatto che gli hanno messo una dedica a Linus Tech Tips nelle note di rilascio di questa nuova versione di apt. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se la colpa è di Linus, se la colpa è di Linux, se la colpa di System76, se la colpa è di tutti quanti. Come ben saprete, io da anni sono parte dei fanboy di KDE. Amo KDE e ritengo che sia l'unico desktop environment veramente completo, veramente in grado di, diciamo così, gareggiare, tra virgolette, anche perché non c'è una gara, diciamo, di gareggiare con i desktop, quindi con i sistemi operativi, anzi, proprietari, quindi con Windows e con macOS. Però amo anche GNOME Shell, io amo veramente qualsiasi, secondo me ogni desktop environment ha una sua peculiarità che me lo fa apprezzare. Ad esempio io di GNOME amo la coerenza grafica, odio però i suoi continui dinieghi di contributi per migliorare l'esperienza utente con, vedi per esempio la faccenda degli indicatori e altre cosine qua. Odio di più la community di GNOME, anzi sviluppatori di GNOME, se così si può dire, come si dice, parafrasando un detto della mia città, fuggì da GNOME non per GNOME ma per i gnomiani. Questa mi è venuta malissimo. Comunque, torniamo a parlare di KDE Plasma. Ho fatto tutto sto preambolo, mi stavo perdendo con la notizia. Nate Graham, nel suo consueto post settimanale dedicato allo sviluppo di KDE, ha mostrato un'interessante novità che vedremo a partire da KDE Plasma 5.24, che renderà l'esperienza utente di KDE simile a quella di GNOME Shell. Come ben saprete, su GNOME, premendo il tasto meta, quello con la bandierina di Windows, otterrete una panoramica delle finestre e scrivendo è possibile cercare applicazioni, fare quant'altro, impostazioni in sistema e così ne varie. Su KDE abbiamo invece KWin con la funzionalità per mostrare le finestre e KRunner che ci consente di cercare applicazioni, file, compiere operazioni matematiche e quant'altro. L'idea, quindi, da qui nasce l'idea di Vlad, non pronuncio il cognome altrimenti rischio di fare offese in qualche lingua ben sconosciuta, ha pensato di combinare le due funzionalità con una scorciatoia da tastiera in modo simile a quello che accade su GNOME Shell. Quindi avremo finalmente un tasto unico, una scorciatoia unica che ci dà da sopra la panoramica delle finestre e ci dà la possibilità subito di cercare applicazioni, file e quant'altro. Il risultato è davvero carino, ovviamente è ancora work in progress. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni e trovate anche uno screenshot che vi fa vedere a che punto è lo sviluppo. Chi vi dice che non esista malware sui sistemi Linux mente sapendo di mentire. Ormai i sistemi Linux sono la stragrande maggioranza dei sistemi presenti sui server e quindi è naturale che ci sia sempre più interesse da parte di malintenzionati nel proporre malware sviluppati ad hoc per server Linux. E l'ultima vulnerabilità scoperta al riguardo è stata scoperta da Sansec, una società specializzata nel rilevamento di malware e vulnerabilità nei siti di e-commerce, che ha scoperto un nuovo malware chiamato Linux AVP, che si nasconde come processo di sistema sui server e-commerce e si è iniziato a diffondere all'interno dei server di tutto il mondo attorno a metà mese di novembre,
E stando all'analisi effettuata dai sviluppatori di Sunsec, prende i comandi da un server di controllo a Pechino, quindi Pechino ci spia anche sotto questo punto di vista. La scoperta è stata fatta a seguito di una consulenza da parte di un cliente che si era rivolto a Sunsec per risolvere un problema di malware in un suo negozio di e-commerce, perché praticamente questo malware si ripresentava ciclicamente anche dopo la rimozione. Che cosa fa questo malware? Questo eseguibile, chiamato Linux AVP, scritto in Golang, si avvia, si rimuove dal disco e si traveste come un falso processo. L'analisi di Linux AVP suggerisce che serve come backdoor in attesa di comandi da un server ospitato a Pechino. Su Macrosbox trovate maggiori informazioni al riguardo, se siete più tecnici di me, di sicuro siete più tecnici di me, ci capirete di più di questa, della dinamica di questo malware, e niente, fa anche pensare come è fatto che simili attacchi provengono dalla Cina, quindi speriamo che ci sia in futuro qualche guerra sotto guerra informatica da parte della Cina nei confronti dei siti di mezzo mondo, perché come avete avuto modo di vedere hanno le capacità e hanno anche i mezzi per fare danni. Luca ha realizzato un articolo su Amazon Linux. Che cos'è Amazon Linux? Amazon Linux è una distribuzione che Amazon Web Service propone come soluzione di sistema operativo per i suoi server virtuali. Al momento in cui vi sto parlando, e al momento anche in cui è stato scritto l'articolo, ovvero a ridosso dell'evento reInvent, l'evento principale di AWS che si tiene in quelli di Las Vegas, la versione 2022 è ancora in preview, quindi non è ancora stata rilasciata, però sono state date alcune informazioni. Mentre per la versione 1 e 2 l'approccio è stato quello di partire da una CentOS, RSI, 7 rispettivamente, un po' modificate con pacchetti di versioni più recenti e con aggiornamenti più frequenti, per questa nuova versione, per Amazon Linux 2022, si è cambiato approccio. Si baserà infatti direttamente su Fedora e avrà un ciclo di rilasci molto simile a quello che utilizzo Ubuntu, ovvero ci sarà una versione LTS ogni 2 anni con un ciclo di vita di 5 anni e sarà previsto finalmente la possibilità di avanzare da una versione all'altra senza dover reinstallare tutto. Da quel che si legge nelle FAQ poste nell'AWS, sembra che AWS stessa fornirà gli strumenti per aggiornamento da Amazon Linux 2 alla versione 2022, anche se consiglia di reinstallare completamente il sistema. Il sistema verrà fornito con una preinstallazione delle AWS CRI e per maggiore sicurezza avrà se Linux preimpostato a Enabled e Enforced. Amazon Linux in tutte queste versioni viene fornito senza alcun costo aggiuntivo e sarà possibile, stando a quanto scritto, stando a quanto è stato le informazioni che abbiamo, sarà possibile scaricare un'istanza del sistema operativo da far girare virtualizzata anche in locale. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, andate anche a leggere l'articolo scritto da Luca, dove dice anche la sua esperienza personale, perché utilizza Amazon Linux da qualche anno ormai per lavoro, quindi lasciate un commento, lasciate un vostro parere. Anche questo mese di novembre è finito e, come di consuetudine, Clement Lefebvre, il patron di Linux Mint, ha fatto il suo consueto post mensile riassumendo tutte quante le principali novità dal mondo di Linux Mint. Come ben saprete, il rilascio della nuova versione semestrale di Linux Mint, la 20.3, è ormai alle porte. Verrà rilasciata attorno, di solito, verso fine mese di dicembre. Verso fine dicembre 2021 verrà rilasciata in forma stabile e la versione beta verrà rilasciata ad inizio dicembre. Stando al comunicato stampa di Clement Lefebvre, stanno soltanto finalizzando le traduzioni, la grafica e apportando giusto qualche correzione e aggiornamento, ma diciamo il grosso del lavoro è già stato fatto ed è pronto per la fase di test. Alcune delle nuove funzionalità che vedremo nella versione 20.3 non sono state ancora rivelate, visto e considerato che a breve, fra qualche giorno, arriverà la versione beta, quindi il team di Linux Mint ha pensato bene di non farci spoiler, anche se qualche cosina la poteva pure dire. Ha detto soltanto alcune cose. Sono state effettuate i backport di Mate 1.26
e di Flatpak 1.12. Ci danno anche qualche informazione sulle X-Apps, che sono le applicazioni che fanno parte di tutte quante le distribuzioni di Linux Mint, che sono applicazioni distro agnostiche. Il lettore PDF ha ricevuto il supporto per i manga, quindi premendo il tasto freccia sinistra in modalità manga si va avanti nel documento, quindi la lettura alla giapponese maniera. Il visualizzatore di immagini ha ricevuto la capacità di adattarsi rapidamente alla larghezza o all'altezza dell'immagine visualizzata, e molte delle app molte delle X-Apps hanno ricevuto anche delle piccole miglioramenti qua e là, come problemi nella risoluzione dei display, supporto alla modalità scura e quant'altro. Per quanto riguarda Cinnamon 5.2, il tema sarà sempre quello, perché dallo screenshot che è stato postato ci sarà ancora quel verde bruttissimo di Linux Mint, che non ho capito quando lo cambieranno. Vabbè, c'è qualcuno che ama i colori di Linux Mint? Cioè, fatemi sapere se veramente amate i colori di Linux Mint, e soprattutto se amate l'icona di Linux Mint. Fatemelo sapere subito, così vi tolgo l'amicizia eventualmente, se siamo amici. Comunque, Cinnamon 5.2 adesso offre eventi multicalendario, cioè gli eventi che creiamo nei calendari verranno visualizzati nell'applet calendario. Quindi, cliccando sull'applet calendario, andando nel giorno, avremo tutte quanta la lista degli eventi. Gli eventi dell'applet adesso utilizzano lo stesso colore del calendario a cui appartengono, quindi è facile tenere traccia di più calendari. Se per esempio abbiamo messo il calendario verde per una cosa, il calendario rosso per il lavoro, bla bla bla, insomma, vedremo subito i colori in modo tale da rendere visivamente, da capire visivamente di che cosa stiamo parlando. L'applet si sincronizza con il server di dati di Evolution in modo da supportare molti calendari e applicazioni online. Ad esempio, se si desidera utilizzare Gnome Calendar funziona immediatamente, se invece utilizziamo Google Calendar ci basterà loggarci con il nostro account online e farlo funzionare. Ma anche se utilizziamo Thunderbird, con un add-on potremo integrarlo e utilizzare anche Thunderbird, quindi funziona con tutto. Le altre novità, l'ultima novità, riguardano Seek Notes e Hypnotix, che presenteranno una funzione di ricerca, e ultimo ma non meno importante, con Linux Mint 20.3 ci sarà una nuova applicazione, che non ci è dato sapere che tipo di applicazione sarà, ma che verrà annunciata fra qualche giorno. Vedremo fra qualche giorno quale sarà questa applicazione. Speriamo che sia qualche applicazione carina, davvero utile, non sia la solita applicazione alla Linux Mint aggiunta giusto alla CDC. Infine vi consiglio di andare a dare uno sguardo all'articolo che ho pubblicato riguardanti le nuove cover pubblicate dai ragazzi di SUS. Per chi non lo sapesse, i ragazzi di SUS Linux ogni anno ci deliziano con parodie musicali di classici del pezzi del mondo rock, pop e quant'altro. Vengono fatte di solito in contemporanea con le conferenze annuali dedicate agli sviluppatori, e i testi poi vengono riadattati di queste canzoni famose vengono riadattati in chiave Linux, open source e ovviamente SUS Linux. E quest'anno devo dire che hanno fatto delle parodie davvero interessanti. Su Marcosbox trovate il link, andatevi a deliziare le orecchie, fatemi sapere qual è la vostra canzone preferita. Ho anche messo il link ai precedenti video, alle precedenti canzoni degli scorsi anni. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 112esima puntata del podcast di Marcosbox. Spero di non avervi annoiato con troppe chiacchiere inutili. Ovviamente ci riascoltiamo fra qualche settimana, fra una settimana, non lo so, dipende sempre dalle notizie che posto su Marcosbox, oramai lo sapete. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale YouTube, vi ricordo di seguirmi sulle varie piattaforme di podcasting se è la prima volta che ascoltate il podcast. Mi trovate su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast, mi trovate su Anchor, mi trovate mi trovate anche su Amazon Music, trovate la skin Alexa per Amazon, anche se quella ormai è da diverso tempo che non aggiorno, e devo decidermi ad aggiornare anche la parte video, visto che adesso ho un Echo Show e quindi posso
posso capire come fare quella benedetta skin che skin che funziona anche con la parte video. Trovate anche il canale YouTube se preferite ascoltare gli sproloqui di questo tizio qualunque che parla di Linux sulla piattaforma di Google. Ovviamente lì ci sono, ogni tanto trovate anche qualche video che di qualche recensione di distribuzione applicativa e quant'altro, non posso con frequenza, però comunque ogni tanto trovate anche lì qualche cosa di interessante. Vi ricordo infine di seguirmi sui social, su Facebook, su LinkedIn, su Twitter, su Telegram. Su Telegram ci sono tre canali: c'è il canale dedicato alle notizie, c'è il canale della community di Marcosbox, a quale vi invito di iscrivervi e di contribuire attivamente. Si parla anche di tutto, non si parla soltanto di Linux. E infine vi ricordo che se volete supportare il canale c'è un canale Telegram dedicato agli sconti Amazon. Sapete bene come funziona: con il link referral voi il prezzo, l'oggetto lo pagate lo stesso prezzo, però una piccola parte dei guadagni Amazon me la, qualche spiccio me lo ridà indietro a me, e quindi posso utilizzarlo per supportare le attrezzature e quant'altro. E se non volete seguire il canale Telegram dedicato alle offerte, c'è comunque il banner Marcosbox sul sito di Marcosbox, dove potete cliccare lì, prendere il referral e fare i vostri acquisti su Amazon. Se odiate Amazon, non fa niente, tantissime persone odiano Amazon. Anche io ultimamente sto odiando Amazon, perché sto prendendo dei pacchi che erano consegne garantite un giorno, ma in realtà ci stanno mettendo settimane. Bene, lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci rivediamo nella prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao. Che poi non è ci rivediamo, è ci risentiamo. Beh.